Carissimi amici, il film era finito, ma ogni giorno c'è qualcosina in più. Qui abbiamo l'artista Felix che si copre, l'unico attore al mondo che si fa inquadrare di spalle e vedete, si copre. E qui abbiamo però una persona che ha la sua importanza nel mondo, soprattutto di Felix, quando andava a scuola. Allora, voi andavate nello stesso liceo? No. No. Io essendo più grande avevo già finito la scuola. Avevi finito la scuola, ecco qui che lui torna alla quarta elementare, ok? Con gli scherzi della quarta elementare, ok? E un'estate lo aiutai per fare... ma ci rientra, guarda, rientra, non siamo poverissima, però siamo all'interno del film. Ma dai, Felix, poi abbi pazienza. Cerchiamo di chiudere brevemente questa intervista. Allora, ti aiuto. Io so che Felix ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico Montessori, vicino a Piazza Bologna. E tu, durante questa preparazione dell'esame di maturità, visto che Felix era abbastanza preoccupato, non è che studiasse tanto, tu l'hai aiutato in che modo? Raccontaci. L'ho aiutato a fare la tesina, a battere la tesina al computer e a ricordargli le cose più importanti per questo esame. Che allora, la tesina aveva un titolo, no? Te lo ricordi? No. No, l'ho aiutato un po' a fare i collegamenti, partiamo dalla storia e per fare... Comunque, e con quale risultato? Che voto ha avuto Felix? Perché tanto questa è una cosa che mi hanno mai chiesto in film. Che voto ha avuto? 60. Allora, intanto salutiamo anche, c'è un inquinamento, anziché paoliniano, c'è il famoso barman del bar Oasi, dove io ormai vengo, come sono venuto anche con papà e mamma, un bar importante perché tra l'altro io quando sono venuto qua, il barista mi ha detto, ma tu sei un amico di Felix? Cioè, solitamente la gente dice, sei Paolini, giustamente, personaggio pubblico, però lui sapeva che insomma, c'era questa amicizia importante. O forse non mi ricordo se gliel'ho detto io. Adesso ho qualche dubbio, però questo bar è importante perché Felix è cliente da quanto tempo? Da 4-5 anni. No, mi ricordava, non so come si chiama, Wang Yung, no, Yang, l'amico barista, comunque, mi diceva che voi giocate a calcio? Ecco, insieme. Con il fratello. Allora chiudiamo. Quindi questo risultato con quanto sei uscito? 60. Ma che 60, dai. 60, sì, minimo. Hai avuto 60, il minimo? Allora, chiudiamo, è la domanda che ho fatto a tutti. Un pregio di Felix e un suo difetto. Un pregio che al momento giusto ti sa aiutare e che se ne frega dei giudizi degli altri. Un difetto che è un po' spocchioso. Che? Senti, con un colore, come definiresti Felix? Giallo e rosso. Non della Roma, eh. Perché giallo e rosso? Perché il giallo, diciamo che è un colore che ritratta un po' la vitalità delle persone, no? Solari. Lui è solare, ma è anche un fuoco che arde. Abbiamo qui una Michela, poi io direi, ragazzi, chiudiamo con questo giallo e con questo fuoco che arde. Chissà se qua c'è anche un po' una dichiarazione d'amore? No. Scusami, non voglio farti arrossire. No, assolutamente. E chiudiamo qui.